Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo in attesa di collegarci con l'avvocato Jacopo Gori per parlare delle squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva per il caso Viareggio e quali potrebbero essere gli altri passaggi che è possibile prevedere. Spero che mi senti bene. Sì, io ti sento benissimo. Benissimo, benissimo. Il caso è particolarmente interessante anche perché è molto vicino a noi, insomma, ha coinvolto molte società dilettantistiche toscane e anche molti dirigenti e tecnici conosciuti. Diciamo che tutto parte da una partita, l'ultima partita di campionato della Serie D dell'anno calcistico 2018-2019, in particolare la partita Scandicci-Viareggio del 5 maggio del 2019, terminata in parità. Evidentemente da alcune segnalazioni o denunce per una sospetta combine parte un procedimento penale presso la locale procura. E il pubblico ministero, come nei suoi poteri, a un certo punto di questa indagine trasferisce gli atti, o meglio, fa una segnalazione, perché poi il procedimento penale è tuttora in corso, fa una segnalazione alla Procura federale, che è l'organo della Federazione Gioco Calcio competente a perseguire, gli illeciti e quindi, insomma, punire i colpevoli di qualche, scorrettezza laddove non siano puniti già dalla ordinaria giustizia sportiva, quella che insomma interviene a seguito dei referti arbitrali, per capirsi. Con un processo di primo grado, che sottolineiamo sin da subito che è solo di primo grado in questo momento, perché la decisione del Tribunale federale nazionale del 22 di gennaio, però con un processo lampo, il deferimento è di appena un mese prima, sono stati condannati innanzitutto alle pene più gravi, che vanno da 5 a 4 anni di squalifica, i tre maggiori dirigenti dell'epoca del Viareggio, peraltro la società che quell'anno lì, nonostante quella partita gli consentì di arrivare allo spareggio con la Sinalunghese, poi perse lo spareggio, retrocesse, però poi quella società oggi non esiste più, è stata ricostituita una nuova società che è ripartita dalla seconda categoria addirittura. Comunque il Tribunale federale nazionale ha inflitto pesanti squalifiche appunto ai principali dirigenti del Viareggio, ma anche ad alcuni dirigenti, calciatori, tecnici, sia del Viareggio sia di altre società. Diciamo che la più colpita probabilmente è lo Scandicci, perché subisce proprio in questo campionato attuale 2 punti di penalizzazione. Qual è stata l'accusa che poi è stata accolta, ha trovato conferma nella decisione, nella sentenza del Tribunale federale? Quella appunto di avere compiuto degli illeciti sportivi cercando di alterare i risultati di alcune delle ultime partite del campionato di Serie D di quell'anno, proprio perché il Viareggio doveva salvarsi, quindi era in cerca di punti. Questo Bene, è il caso, sì. sì, alcuni dei nostri protagonisti sono stati accusati di omessa denuncia, ecco, di cosa si Sì. tratta? Sì, è molto importante questo, diciamo che stasera questo ci dà l'occasione per chiarire una cosa che è molto importante, perché tutti gli operatori, tutti i tesserati del mondo calcistico devono essere a conoscenza di questa regola che incombe su di loro e che è prevista dal codice di giustizia sportiva, che è un preciso obbligo di segnalare alla Procura federale laddove vengono a conoscenza di tentativi di illecito sportivo. Chiariamo subito che l'illecito sportivo è quello che nel diritto penale, diciamo parafrasando, usando un'espressione del diritto penale, sarebbe un reato di pericolo, cioè si compie semplicemente con la condotta di realizzare atti che tendano ad alterare le partite. Quindi, anche se poi l'alterazione del risultato non c'è di fatto, però l'illecito sportivo c'è semplicemente con la condotta. Se io, dirigente, presidente di una società, allenatore, perché è successo anche per allenatori, vengo a conoscenza di questo, anche per esempio perché vengo contattato da qualcuno in questo senso, ho l'obbligo di denunciare questa cosa alla Procura federale. Se non lo faccio, a mia volta posso essere squalificato con una squalifica che non è inferiore a 6 mesi. Ho capito. E quindi, ed è probabile che questa vicenda non finisca qui, Jacopo. Io Quali direi altri sì, punti è possibile?
Sicuramente sì, la vicenda non finirà qui. Tra l'altro, notizie di stampa ci dicono che i soggetti più colpiti da queste squalifiche, che appunto vanno da 5 anni a 4 anni, cioè i principali dirigenti dell'allora Viareggio 2014, la società oggi scomparsa, notizie di stampa ci dicono che queste persone vorranno dare battaglia fino in fondo. Cosa che gli è consentita dalla giustizia sportiva, perché, ripeto, come detto prima, questa è soltanto la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale. Adesso ci sarà la Corte d'Appello Federale che deciderà in seconda istanza e poi eventualmente, come siamo abituati a vedere, ne abbiamo parlato l'anno scorso a proposito delle questioni delle società di Serie D, sappiamo che poi esiste anche un organo esterno alla federazione che decide sulla legittimità delle decisioni degli organi della giustizia sportiva calcistica, che è appunto il collegio arbitrale presso il CONI. Sicuramente, ecco, ora noi stasera abbiamo fatto una rassegna abbastanza veloce, come dico sempre, per valutare i processi, quale questo è, bisognerebbe vedere tutti gli atti. Indubbiamente, la gran parte del materiale probatorio viene raccolto e si forma nel procedimento di primo grado, però, questo ecco, non vuole essere in qualche modo anticipare un'eventuale conferma di queste decisioni anche nei gradi successivi, però sicuramente qui parliamo comunque di documentazione che è stata in prima battuta raccolta dalla Procura della Repubblica, cioè dal pubblico ministero in ambito di un procedimento penale e che poi è stata trasmessa alla Procura federale. Quindi Facile evidentemente intuire, quindi ci sarà anche un seguito, insomma, perlomeno chi sono delle sicuramente persone. sì, però ecco, tra l'altro ecco, precisiamo anche che questo di cui stiamo parlando è la giustizia sportiva, quindi le pene che riguardano l'attività all'interno della federazione. Quindi, tra l'altro, ecco, diciamo anche una curiosità che anche se un dirigente non è tesserato attualmente e subisce un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni di squalifica, questi anni non è che decorrono da ora, cominciano a decorrere da quando poi viene tesserato. Però precisiamo anche che c'è un procedimento penale. Per cui dovrà essere poi portato a termine anche quel procedimento penale perché l'illecito, la frode sportiva è proprio anche un reato previsto dall'ordinamento italiano, oltre che dal diritto sportivo, insomma. Bene, sicuramente più avanti vedremo, seguiremo l'evoluzione e magari ritorneremo con i nostri approfondimenti. Senz'altro, senz'altro. Ti auguro una buona serata e mi auguro presto di poter riparlare di calcio, anche perché abbiamo in pentola un piccolo progetto da proporre ai nostri amici di Sport FM. Assolutamente, ce lo auguriamo e dobbiamo tenere duro, assolutamente. Bene. Grazie a te e buona serata a tutti. Grazie, buona serata e grazie a quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti.